Ripartiamo da quanto detto con Baldini. In una partita così difficile, così complicata, non averla persa, aver pareggiato, a conti fatti uno scontro diretto, è stato comunque un segnale importante. Assolutamente, sono le classiche partite che rischi magari di perdere. Siamo stati bravi a portare a casa un punto che comunque muove la classifica, comunque dà fiducia per giovedì, quindi siamo non contentissimi perché vorrebbero vincere tutti. Però è importante non averla persa. Ecco, che cosa è mancato dal punto di vista della qualità? Foggia, che è stato un grande giocatore di qualità, Baldini ha proprio puntato l'indice su quell'aspetto, è mancato il palleggio di Terni, ci sono mancati un po' gli esterni. Ma sai, quando hai squadre come il Perugia che ti vengono a prendere alti uomo contro uomo, è evidente che poi ad impostare fai fatica con i centrocampisti perché erano tutti marcati. Eventualmente i difensori lì dovevano avere un po' più di coraggio a far loro le giocate iniziali, però ripeto, è stata una partita giocata secondo me benissimo dal Perugia, con un atteggiamento importante, ma se guardiamo chi ha giocato, hanno dei valori importanti anche loro nella rosa, quindi sì, è vero, si poteva fare di più, però insomma, a volte ci si può anche accontentare. Analisi tattica, Foggia. Oggi il Perugia si è presentato allo Stadio Adriatico senza Silla, senza Montevago, senza Seghetti, sostanzialmente senza un riferimento offensivo centrale. Questo, per assurdo, vi può aver creato più problemi? Sai, quando hai giocatori di gamba davanti che non ti danno riferimenti per i difensori, soprattutto i nostri che insomma sono strutturati, quindi avendo il punto di riferimento hanno vantaggio, è normale che ti creano delle difficoltà. Perché poi comunque chi ha giocato davanti ha anche delle qualità, quindi ripeto, ci portiamo a casa un punto che insomma fa tanto. Allora, io do l'auricolare al direttore del Pescara, Pasquale Foggia, così può ascoltare lo studio per le domande di Massimo Profeta o di Fabio Ferraresi. Ok, vi ascolta Pasquale. Un saluto a Pasquale Foggia. Io sono sostanzialmente d'accordo con te, Pasquale, perché secondo me il Perugia ha inquadrato benissimo la partita dal punto di vista tattico. Ecco, però la domanda è questa, in parte hai già risposto precedentemente, Enrico. Perché questa sera abbiamo visto un Pescara sotto ritmo, con poca intensità, secondo te? Ma l'intensità viene otticamente meno quando hai una squadra come il Perugia che ti viene a prendere uomo su uomo e ti toglie gli spazi e quindi fai più fatica ad esprimerla, no? A tirarla fuori, è tutto lì, perché i ragazzi comunque hanno corso tanto, ma è mancato quello spazio che poi ti fa fare la differenza in quella intensità che ci ha portato oggi a risultati che abbiamo ottenuto. Un'altra domanda per il direttore, poi lo salutiamo. Ma la domanda, inquadriamo il prossimo match, no? Intanto è importante aver anche, voglio dire, riagganciato la vetta, perché nella serata meno forse entusiasmante dall'inizio del campionato il Pescara non ha perso e questo è un punto guadagnato sicuramente. Ecco, com'è l'Entella? Se ci puoi parlare di questo avversario, pregi e difetti, una squadra sicuramente molto solida mi pare, no? Una squadra scorbutica da affrontare. È una squadra forte, lo dimostrano gli 11 punti che hanno insieme a noi, è una squadra che poi gioca in un campo non semplice, è un sintetico, è un campo sicuramente che può dare dei vantaggi a loro, è una squadra forte, ma dobbiamo pensare a noi, non tanto all'Entella.